Marco Bentivogli, segretario della FIM CISLA, autore del libro Controordine Compagni, un manuale di resistenza alla tecnofobia. Edito da Rizzoli, verrà presentato nei prossimi giorni con Carlo Calenda. Ecco, da sempre lei, segretario, si batte per, diciamo, sconfiggere un po' questa paura tra mondo del lavoro, come lo conosciamo noi, e l'industria del futuro. Sì, io la tesi fondamentale di questo testo, di questo libro, è innanzitutto cercare di spiegare come un vero e proprio manuale queste 11 nuove tecnologie che stanno cambiando non solo il lavoro e le produzioni, ma la vita delle persone, e proprio per sedimentare una consapevolezza. Ecco, io credo che la consapevolezza sia, e l'informazione corretta sia la prima pietra su cui fondare la partecipazione delle persone e in questo caso anche dei lavoratori. Con un processo di questo tipo, che è anche educativo, culturale, quello che si cerca di fare è una guida a quello che io ritengo sarà il prossimo secondo balzo in avanti dell'umanità, per cui la possibilità che dopo aver avuto con la macchina a vapore un potenziamento, un superamento dei limiti muscolari degli esseri umani, un potenziamento dal punto di vista cognitivo, che le nuove tecnologie che si diffondono con una velocità esponenziale riescono oggi a garantire. In sostanza, quello che cerco di proporre è di prendere non con paura questa nuova era, ma di prenderla come una sfida che ha come necessità appunto una grande consapevolezza, come dicevo, ma anche un po' di spirito di frontiera, cioè di volontà di giocarsela. Una provocazione, diciamo, con questo avvento delle nuove tecnologie, resta sempre un'utopia quella che, diciamo, per sintetizzare, a parità di salario un giorno si possa lavorare anche meno? No, in realtà dove abbiamo contrattato accordi di smart working, questo è già realtà. Le persone in smart working riescono a fare gli stessi progetti di lavoro in periodi molto più ridotti, con una qualità del lavoro e con una produttività migliore e con maggiore tempo libero per sé, una maggiore conciliazione del lavoro con la vita delle persone. Questo per cui è un altro elemento che è ben organizzato. Quello che serve in futuro saranno dei grandi progettisti di queste nuove architetture sociali, urbane, industriali, economiche, culturali, che ricostruiranno in qualche modo in maniera intelligente un po' di più il mondo a servizio dei progetti dell'uomo.